Salve a tutti ragazzi e bentornati come Eciacazione. Bene, allora oggi vi parleremo dell'unico inimitabile Masterchef e quindi mi riferisco chiaramente alla serie TV Halo, andata in onda su Paramount Plus e da poco terminata. Ebbene sì, allora vi voglio però innanzitutto avvertire, questo video conterrà degli spoiler, quindi mi raccomando, se non avete visto la prima e la seconda stagione, vi invito vivamente a non andare avanti con la visione del video, ok? Quindi mi raccomando, dopo il nostro jingle, non guardate questo video se non volete spoiler, ok? Per quelli come me che hanno appunto giocato ai videogiochi e hanno visto anche la serie, possono, se vogliamo, azzardare anche a qualche paragone. Iniziamo però con il dare un voto alla serie TV. Io mi manterrei molto alta, siamo sul 9. E questo perché? Perché le ambientazioni sono perfette, sono ricreate molto molto bene. La battaglia su Halo Reach, da cui prende il nome anche il videogioco Halo Reach, è davvero davvero fatta benissimo. Persino la riproduzione di un'arma come lo sparaghi, che ricordiamo che è questa, è fatta benissimo. Mi sembrava quasi di essere lì con il joypad in mano a giocare una partita di Halo. Ma non solo, abbiamo visto entrare in scena i Jackal, che fino ad ora mi pare che non si fossero mai visti. Era la prima volta che li vedevo fatti ricreati in una serie TV e devo dire che è stato entusiasmante. Avrei voluto anche io, insomma, indossare il casco e entrare in battaglia, ma non è stato possibile. Quindi diciamo, la ricreazione dei personaggi, soprattutto quella dei nemici, è stata perfetta. Anche le ambientazioni sono state ricreate alla perfezione. Ricordiamo che le scene della serie TV sono state girate in Canada, in Ungheria, ma ce n'è una che ci ha reso protagonisti, che ha reso protagonisti l'Italia, ed è Halo. Molte scene quindi sono state girate in Italia sul lago di Peril e devo dire che questo ci ha resi orgogliosi, perché se vogliamo siamo alla fine i protagonisti dell'intera serie TV dalla quale poi prende il nome. Allora partiamo con Halo. Che cos'è Halo? Cosa rappresenta? Halo in realtà è un'arma, ok? Non esiste un solo Halo, ma ne esistono di diversi, va bene? Quindi, cosa succede? Succede che anche se la storia non viene raccontata con estrema precisione, perché ci si aspetta appunto una terza stagione, dai videogiochi, che non partono assolutamente come Halo nella prima stagione, in quanto Halo 1 inizia direttamente con l'incursione dei Covenant all'interno dell'astronave in cui appunto poi Master Chief è stato liberato dall'ibernazione, perché era ibernato. Ora, cosa succede? Succede che tutti da lì in poi, sia umani che Covenant, sbarcheranno poi sul primo Halo, ok? E poi da lì Master Chief, toccando i vari artefatti, riuscirà a ricostruire la storia di Halo. Cortana è già parte integrante del suo essere, e avranno una sorta anche qui di amore e odio, anche se per lo più è di amore, anche se finirà molto male tra i due, però succede che la storia dei videogiochi inizia direttamente sul pianeta, su Halo.
Ciò che non accade invece nella serie TV. Questo lo abbiamo interpretato, molti di noi lo hanno interpretato come un tentativo di far capire le origini degli Spartan e tutta la storia che vi era dietro al personaggio principale che è poi John. Quindi cosa succede? Succede che nella seconda stagione abbiamo due, se vogliamo, storie parallele che sono, una è quella di John, e quindi vedremo anche se vogliamo un viaggio introspettivo del personaggio, e dall'altra parte vedremo Soren, la storia di Soren. Che anche lì all'inizio facevo fatica a capire il perché dell'introduzione di questo personaggio. Poi però mi sono data una spiegazione. La spiegazione è quella di riuscire a capire il perché degli Spartan, cioè come sono nati, per volere di chi, cosa hanno dovuto subire, perché ricordiamo che nella seconda stagione si capisce molto bene tutto ciò che gli allenamenti o le forzature che hanno dovuto comunque subire gli Spartan da bambini, e lo fanno attraverso appunto il rapimento del figlio di Soren, che poi ritroverà. Altri personaggi di cui ancora oggi non riesco proprio a trovarne la spiegazione o comunque a ritrovarli nel videogioco sono il personaggio di Maki, completamente assente nel videogioco, e il personaggio di Quan. In realtà inizialmente, soprattutto nella prima stagione, non avevo proprio capito perché fosse stato introdotto. Nella seconda stagione si dà una spiegazione a questo personaggio, ma onestamente non si è capito in realtà perché insomma sia stato introdotto e cosa in realtà dovrà poi andare a fare nella terza stagione. Questo è rimasto un po' in sospeso, ma sono molto curiosa di capire anche quali sono in realtà i suoi poteri. Ora, le differenze con il videogioco ci sono chiaramente, altrimenti avrebbero dovuto praticamente arrivare direttamente su Elo e partire direttamente con una grossa battaglia, e non si sarebbe potuto dare neanche tanto spazio agli altri Spartan che fanno parte della squadra di John, ma voi sapete che comunque John combatterà da solo fino ad un certo punto, poi rimarrà di nuovo da solo, morirà e resusciterà nell'ultimo Halo. Quindi su Halo Infinite lui sarà l'ultimo Spartan rimasto, perché tutti gli altri Spartan saranno stati ammazzati. Quindi su Halo Infinite lui sarà l'ultimo Spartan rimasto e si ritroverà quindi ad affrontare da solo le battaglie sull'anello, ma ci sarà ancora l'UNSC, andrà alla ricerca dei cadaveri degli Spartan che sono stati uccisi su quell'anello, e ne raccoglierà anche le memorie. I suoi nemici saranno sempre i Covenant, non più i Flood, ma i Covenant si alleeranno con gli esiliati. Ricordiamo un po' la seconda stagione, in una puntata, se non erro, con la caduta di Reach, cade dal soffitto una specie di orco che in realtà è un bruto, e sarà lui, ed è lui uno degli esiliati, ok? Quindi ritorniamo indietro, vediamo se riusciamo a capire chi sono i precursori, cosa hanno fatto e chi è l'ultimo personaggio che vediamo nell'ultima scena dell'ultima puntata di Halo. Allora, innanzitutto, chi sono i precursori? I precursori, se vogliamo, erano quelle entità che hanno avuto il compito di far nascere la vita, di far sviluppare le tecnologie su altri pianeti,
e ne dovevano preservare e dovevano preservare l'umanità, compito che poi con gli anni è stato affidato ad altre persone, tra cui i guardiani. I guardiani chi sono? I guardiani sono, se vogliamo, delle sentinelle che si trovavano su ogni elo. Ogni elo aveva un guardiano e i cosiddetti biologi, vengono chiamati così almeno nel videogioco, i biologi dovevano preservare la vita, la continuità della vita, solo che ad un certo punto succede un incidente. L'incidente che noi abbiamo visto nell'ultima puntata di Elo, quando quel personaggio che sembrava essere umano, che custodiva l'ampolla con le spore dei Flood, beh, molto probabilmente si tratta di un biologo che per sbaglio ha creato appunto i Flood. Quindi cosa succede? Succede che per i guardiani, per i biologi, il loro compito di preservare la vita in realtà è fallito perché scoprono che i Flood si infettano appunto le altre forme viventi in una velocità spaventosa. E quindi poi cosa succede? Decidono di voler attivare gli Elo, gli anelli, per creare una detonazione a catena, in modo da distruggere tutte le forme viventi, fuorché gli umani che vengono portati all'interno di un'arca. Ma qualcosa va storto, ok? Quindi cosa succede? Succede che vedremo nelle stagioni successive che lo stesso Master Chief e la stessa Cortana capiranno che in realtà la chiave per attivare il Yelo è Cortana stessa, ok? Quindi ci sarà questo dissidio tra il guardiano, tra Master Chief e tra Cortana. Lo vedremo nelle prossime, sicuramente nella prossima stagione, i nemici di Master Chief, ma anche dei Covenant saranno i Flood. A proposito, perché l'Arbiter muore alla fine della seconda stagione? Spiegatemi. Perché non dovrebbe morire, anzi l'Arbiter dovrà combattere assieme a John contro i Flood, perché i Flood saranno in grado di infettare anche i Covenant, quindi ci sarà questa, avranno un nemico in comune, ma questo non li renderà proprio amici. Diciamo amici momentanei e quindi quando ho visto la morte dell'Arbiter nell'ultima puntata sono rimasta un attimino confusa, infatti pensavo che in qualche modo John lo risparmiasse, non lo uccidesse e che quindi poi sarebbe ritornato all'interno della struttura dei precursori, ma no, è stato ucciso definitivamente. Quindi adesso io non so con chi combatterà il nostro John, ma siamo fiduciosi, insomma. Ora, torniamo un attimino sul dettaglio dei personaggi. Cortana appare diversa fisicamente rispetto alla Cortana che siamo abituati a vedere nei videogiochi. Devo dire però che ho rigiocato da poco a Nero 1, ma solo, diciamo, una prima battaglia, giusto per rinfrescarmi la memoria su quello che succedeva all'inizio del videogioco. E ho notato che in realtà Cortana è stata resa anche un po' più carina nella serie TV, e questo non mi è dispiaciuto, anche se Cortana negli Halo successivi diventa un po', diciamo, fatta meglio, perché comunque ricordiamo che Halo 1 è uscito 20 anni fa, quindi insomma la tecnologia si è anche evoluta ed è stata quindi ricreata molto meglio. Ora, in un'intervista Pablo Schreiber dice che Pablo Schreiber sarebbe l'interprete, l'attore che interpreta appunto Master Chief, in un
lo interpreta meravigliosamente, ma non solo lui, tutti gli Spartan sono degni di questo nome. Ah, volevo ricordare un'altra cosa. La dottoressa Halsey nell'ultima puntata dice che in questi luoghi dei precursori lei ha trovato un DNA ibrido ed è proprio il DNA che ha creato gli Spartan. Quindi in realtà gli Spartan sono degli ibridi tra gli umani e i precursori. Ora, detto ciò, torniamo a fare le differenze. Allora, niente da dire su Cortana. Diciamo, Pablo Schreiber dice che è stata la scelta, hanno lasciato fare lo sceneggiatore, quindi appunto di ricreare una Cortana un po' diversa nell'aspetto, ma a me personalmente non è dispiaciuto. Persino Pablo Schreiber, ricordiamo che gli Spartan vengono chiamati così perché ricordano un po' i guerrieri spartani che nell'immaginario sono l'immaginario comune, sono comunque molto possenti, molto grossi, e devo dire che Pablo Schreiber rientra nel nostro caso, interpreta magnificamente il personaggio di John, che è un personaggio molto tormentato, per certi aspetti anche molto solo, ed è per questo che crea un legame molto particolare con Cortana. Non c'è nessuna storia d'amore con Machia all'interno del videogioco, come anche il fatto di togliersi nel metto, in realtà nel videogioco non lo toglie mai, noi non vedremo mai il viso di John. Però anche questa scelta di far togliere l'elmetto al protagonista non mi è dispiaciuta affatto, anche perché ci siamo resi conto di quanto sia davvero grosso fisicamente l'attore. E niente, alla fine a molti non è piaciuta questa scelta. Da un lato lo posso capire, dall'altro no, perché non è un Mandaloriano, non ha fatto nessun giuramento. Non ha nessun credo che deve appunto seguire, quindi a me questa scelta di fargli togliere l'elmetto non è affatto dispiaciuta. Ora, detto ciò, complimenti, standing ovation all'interpretazione di Pablo, dove c'è lui e dove c'è comunque Master Chief, il resto diventa uno sfondo, questo lo possiamo dire, lo possiamo urlare a gran voce. E anche gli altri personaggi sono stati davvero interpretati in maniera magistrale, la dottoressa Halsey, per esempio, o gli altri Spartan. L'interprete di Kai anche lei è meravigliosa. Ah, volevo appunto ricordare che quando Rich viene attaccata e Master Chief scappa insieme alla soldatessa, si ritrovano appunto a casa di una signora. La signora però non vuole scappare, non vuole lasciare il suo negozietto. Si vede un po' in penombra la prima Xbox, quindi diciamo questo è un divertente easter egg. Tornando ai personaggi, adesso passiamo ai Covenant. I Covenant anche loro sono stati ricreati magnificamente. Dai Covenant allora, innanzitutto facciamo una distinzione: non tutti i Covenant sono uguali. Abbiamo i Grunt, che sono quelli piccolini che di solito sono considerate le pedine delle battaglie e vengono quindi inviati per primi perché sono i primi a morire, di solito sono i più semplici da uccidere anche nel videogioco. Poi abbiamo i Jackal, che hanno il loro potente scudo. Io consiglio di ucciderli con un'arma al plasma, perché lo scudo cade subito, in questo modo si distrugge poi. Vabbè, detto ciò, gli ultimi che noi vedremo in successione sono gli Elite. L'Arbiter, per esempio, era un Elite, però di colore blu, sì, quasi blu. Di solito, gli
Gli Elite Blue sono quelli che vengono subito dopo i Jackal e sono coloro i quali danno poi ordini ai Groot. Qui, diciamo, sono state nella serie TV, vediamo andare in prima linea gli Elite Silver, che sono quelli che hanno la spada e sono i più forti. Infatti, nel videogioco li troveremo a sorvegliare le parti, diciamo, più importanti della missione. Vedremo quindi i silver, i gialli, i rossi e il blu, ok? E gli unici a poter diventare invisibili sono i silver e i gialli, ok? Quindi i rossi e il blu no, e sono quelli mediamente che sono un po' più scarsi, diciamo. Qui invece vedremo essenzialmente quelli silver andare per primi in battaglia e infatti si vede anche da quanto siano grossi, più grossi fisicamente. Un altro aspetto che vorrei giudicare sono appunto i Flood. La connotazione horror dell'ultima puntata, proprio grazie ai Flood, mi è piaciuta tantissimo, un po' alla The Last of Us, soltanto che diciamo che i Flood che riescono ad infettare l'ospite non sono così piccolini rispetto nel videogioco. Nel videogioco hanno un aspetto di un polpo abbastanza grande e sono facilmente distruttibili. Invece nella serie TV li hanno dovuti chiaramente adattare per renderli più veloci e meno visibili all'occhio umano, altrimenti non avrebbe avuto senso la storia, non avrebbero avuto la capacità di infettare gli umani, gli ospiti così velocemente. Quindi, diciamo, anche questa scelta, non mi sento di giudicarla in maniera negativa, ma ci è piaciuta. Attendiamo con ansia quindi la terza stagione, dove dovremo assistere alla battaglia sia dentro che fuori la struttura dove appunto sono entrati Maquis e Master Chief con i Flood. Quindi sarà un misto, battaglie tra Flood, Covenant, esseri umani, sarà un po' un macello. Speriamo di incontrare Pablo da qualche parte in Italia mentre girerà la terza stagione. E vi lascio con una chicca: il costumista della prima stagione di Halo è un italiano ed è Giovanni Lipari, che saluto. E niente, io vi lascio con un invito, quello di seguire me sui social e anche Ciacchiazione. E mi raccomando, se ho commesso qualche imprecisione sul videogioco o sulla serie TV, su quello che volete, scrivetelo nei commenti, perché voglio ricordare che i primi Halo sono usciti tanti tanti anni fa. E quindi niente, alla prossima!